Foggia ha rappresentato il mio secondo ritiro con la Nazionale Under 20, avevo 14 anni e dopo il primo ritiro con la Nazionale a Selva di Fasano venni convocata nel ritiro con la Nazionale Under 20 proprio qui a Foggia ed è stata un'esperienza davvero formativa perché poi che è stata ripetuta nel corso dei vari anni mi ha portato davvero bene e devo dire che la professionalità che contraddistingue la scherma Foggia ha permesso comunque a tantissimi atleti di questa città di poter emergere e di portare in alto la scherma italiana del mondo. Il consiglio che si sente di dare ai ragazzi che magari hanno da dividersi ancora con la scuola, con i professori che come diceva prima non supportano e che in realtà conseguono dei risultati importanti. Noi qui a Foggia, come le dicevano, abbiamo una serie di ragazzi importanti a livello europeo e nazionale che arrivano a un certo punto e si trovano in quella fase di passaggio nella categoria assoluti in cui rischiano di perdersi. Che consiglio sente di dare a questi ragazzi? Ma io devo dire che non è un consiglio da dare ai ragazzi, ma sicuramente dovrebbe essere modificata un po' l'impostazione della scuola, quindi la concezione, la mentalità dell'insegnante che ha nei riguardo degli atleti che praticano lo sport. Spessissimo ci sono delle scuole che presuppongono il fatto di farle, come magari un liceo classico che preclude la possibilità a priori di fare sport. Questo non deve accadere. L'introduzione dei licei scientifici, dei licei sportivi può essere una buona risposta, ancora siamo nella fase sperimentale, però credo che questa possa essere una soluzione che possa permettere comunque ai ragazzi di coniugare entrambe le cose. Comunque bisogna cambiare, come ho già detto, il modello proprio culturale. E quanto siamo lontani da questo? Siamo ancora lontanissimi, e bisogna rimboccarsi le maniche e tutto è possibile. Magari siamo lontanissimi, ma poi mettendoci la grinta e determinazione nell'arco di breve tempo si può portare a casa qualche risultato. Stanca di più a fare l'atleta, la parlamentare o la mamma? Ma sicuramente essere genitori è difficilissimo perché si impara strada facendo, a volte si possono commettere degli errori ed è difficile perché poi devi essere un esempio per i tuoi figli, devi cercare di impartir loro delle regole ed è difficile. E poi quando si manca tanto, a volte non è facile poi riuscire a gestire la situazione. Farla parlamentare è molto difficile perché per un atleta abituato a concretizzare il lavoro in maniera spesso ottimale e vedere la lentezza della burocrazia, della macchina burocratica che secondo me dovrebbe essere modificata, dovrebbe esserci una bella modifica al regolamento della Camera e del Senato per permettere di snellire le procedure e portare a casa le leggi fatte in maniera comunque sia adeguata ma in maniera più accelerata e quindi faccio fatica in questo e da sportiva la sera allenarsi dalle 7:30 alle 9:30 dopo 10 ore di Parlamento non è facile ma alla fine mi permette poi di poter buttare fuori tutto quello che ho e di poter fare qualcosa che poi mi permette di vincere le gare. Ad oggi, se riguardo indietro, da quando ho cominciato ed ero una bambina, ho ottenuto tantissimi risultati e devo dire che forse ho ottenuto ancora di più di quello che mi sarei aspettata. Questo dimostra che, e l'ho sempre detto, che ci si pone spesso dei limiti, ma non sappiamo fino a quanto il nostro corpo possa permetterci di fare perché dandoci dei paletti prima non siamo poi in grado di scoprire quante cose l'uomo può essere in grado di fare. Onore essere stata la portabandiera alle Olimpiadi di Londra e entrare con la bandiera dell'Italia in mano a rappresentare la compagine italiana è stato bellissimo, ma al tempo stesso un grande onore perché
da portabandiera avrei dovuto dare l'esempio a tutta la compagine italiana, e sicuramente questo mi ha dato la forza, dopo aver perso la possibilità di vincere il mio quarto oro consecutivo nella finale per il bronzo, di non mollare e di poter compiere un piccolo miracolo, perché praticamente avevo perso, ma a pochi secondi dalla fine sono riuscita a recuperare 5 stoccate e poi a piazzarla sopra la vincente. Questo a dimostrazione che non bisogna mai mollare, anche nelle situazioni più drammatiche, se ci si crede ci si può rialzare in piedi.